Radio Amore presenta Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Conduce in studio Lello Delgro con Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore Migliori Anni. La voce è tremula, la voce è molto emozionata perché siamo qui in studio questa sera a poche ore oramai da questo match che stiamo aspettando oramai da un paio di mesi. Dobbiamo dire la verità, c'è un'atmosfera elettrizzante in città e anche a Madrid. Nel corso della trasmissione che terminerà alle 20 avremo anche dei collegamenti con Madrid. Ci sono alcuni amici che ci diranno diciamo dal loro punto di vista quello che stanno vivendo e soprattutto quello che è stata la giornata dei napoletani. Sono tanti, veramente non si riesce a capire quanti saranno questa sera allo stadio a Madrid ad assistere a questa partita tra Real Madrid e Napoli. Una partita alla quale il Napoli ci arriva in grande spolvero, una squadra che sta giocando bene, che sta conquistando punti in campionato. Sono 18 risultati utili consecutivi e quindi insomma un Napoli veramente in forma. Di contro c'è un Real Madrid che pur avendo vinto le ultime due partite insomma non è che stia offrendo un grande spettacolo, e questo ahimè per loro quando giocano soprattutto in casa è un problema, perché il pubblico madrilista è solito fischiare le prestazioni deludenti dei loro calciatori. E insomma veramente siamo lì proprio a pochi minuti, dobbiamo dire, dall'inizio di questa partita, e la viviamo questa vigilia. Sono le 18:08 in diretta, a due ore e passa insomma dall'inizio della partita. La viviamo insieme a colui che ci sta accompagnando in questa trasmissione oramai da qualche anno, Giorgio Micheletti. Ciao Giorgio, buonasera. Lello, buonasera a tutti. Vi invidio un po' stasera, vi invidio un po' perché le sensazioni e le emozioni che si vivono alla vigilia di una partita come Real Madrid e Napoli sono difficili da trovare nella normalità. Le squadre normali, le società normali questo tipo di emozioni non le vivono, non le affrontano. Vi invidio un po' stasera. Grazie per l'invidia. Noi per la verità insomma siamo tutti tesi, insomma c'è un'emozione incredibile in città, oramai non si parla altro da giorni, l'atmosfera cresce sempre di più, il pathos sempre di più. Penso che questa sera intorno alle 20:30 potrai girare per Napoli, fare il giro della città in 10 minuti senza trovare nessuno per strada. Questo... ho la sensazione che sia così. Assolutamente sì. Giorgio, come secondo te, dopo aver visto quello che sta accadendo in campionato, come ci arriva questo Napoli a questa partita? Ci arriva bene, ci arriva tosto, ci arriva solido, ci arriva tonico. L'unico dubbio che ho, come credo sia quello che ha Sarri e tutto il mondo del Napoli, è come reagisci al Santiago Bernabeu, come reagisci al Pienone, come reagisci a giocare in un'icona del calcio mondiale, come reagisci, che impatto avrai quando entri in uno stadio dove tu calciatore, se hai fatto la raccolta delle figurine Panini, hai sempre solo visto in figurine. In questo caso non so se la scelta di Sarri di non far minimamente né vedere né sentire, andare a fare la rifinitura al Santiago, possa essere davvero la cura e lasciare tutta la botta intera a quando entri, oppure no, non lo so. È anche molto sottilmente psicologico importante vedere il rendimento del Napoli stasera. Innegabilmente nel Napoli non ci sono giocatori abituati a questo palcoscenico, fatti salvo Reina e Callejon. Per gli altri è comunque un debutto quasi assoluto. Parlo di Mertens, non di Insigne. Peraltro è un debutto assoluto, mi riferisco a Diawara, per non dire
rock, per non dire più whisky, per cui è tutto tranquillo, per cui è questo credo l'aspetto, più ancora del gioco, più ancora della differenza di valori singoli, più ancora del modo di stare in campo, è come quelli che non sono abituati a fare queste cose reagiranno, ecco questo è credo il grosso dubbio, perché poi alla fine della fiera il Real Madrid è fatto da 11 giocatori come è fatto da 11 giocatori il Napoli, ha un allenatore come ha fatto, com'è l'allenatore Sarri. Devo dire che il vantaggio secondo me tra Napoli e Real Madrid in questo momento sta proprio in panchina, per assurdo, pur non avendo fatto molta esperienza, però da questo punto di vista Sarri ha più esperienza di Zidane. Beh, sicuramente la gavetta che ha fatto Sarri sicuramente bravo, non l'ha fatta Zidane. Zidane è stato catapultato così a sostituire Benitez alla guida dei Galacticos. Senti, Zidane ieri in conferenza... Non è che ci voglia molto sostituire Benitez, però hai fatto così. Sei cattivo, perché comunque Benitez resta comunque un buon allenatore, un ottimo allenatore. Per ciò che mi riguarda. Senti, 30 anni fa si giocò questa partita a porte chiuse. Un Napoli che insomma sfiorò la qualificazione, insomma al San Paolo finì 1-1, una rete di Francini e poi ahimè questo gol di Butragueño in contropiede, l'unica azione lasciata al Real. Trovi affinità tra il Napoli di allora di Maradona e company e quello di oggi? Ti rispondo ribaltando però il termine. Ecco quello che il Napoli non può permettersi di fare, proprio come non se lo poteva permettere contro Buitragueño e soci, non ti puoi permettere contro il Real Madrid di lasciare neanche mezza occasione, perché le altre squadre, quelle nel campionato, ti perdonano, il Real Madrid no, per cui bisogna capire il Napoli che ogni tanto dietro si addormenta, dietro si addormenta, stasera se avrà la capacità di non addormentarsi. Poi ragazzi, che il Real Madrid sia un pochino più forte del Napoli, questo credo che non si pecchi né di presunzione né di idiozia nel dirlo, che però la partita di stasera secondo me non è chiusa a priori, si può giocare, il Napoli deve essere straperfettissimo. Senti, in virtù di quello che abbiamo visto ieri sera, un Paris Saint-Germain che ha praticamente distrutto il Barcellona e probabilmente ha messo fine anche all'era Barcellona, all'era dei vari Messi, Iniesta e di Luis Enrique sicuramente in panchina. Bravo, sono contento quando mi dici cosa può aver detto questo ai calciatori del Napoli, se hanno visto questa partita, non lo so, però voglio dire, in virtù di questo tipo di partita, Paris Saint-Germain che non ha lasciato un pizzico di spazio, il Napoli affronta un Real Madrid che è accodato al Barcellona. Anche il Real Madrid sta entrando nel viale dell'ultimo chilometro per questo gruppo, per cui questa potrebbe essere l'occasione per il Napoli. Il Barcellona è a 300 metri dal traguardo, il Napoli ha imboccato il viale il Real Madrid ha imboccato il viale dell'ultimo chilometro, per cui per il Napoli potrebbe essere davvero una clamorosa occasione. Ma la stessa cosa che dicevo prima sulla inesperienza, sulla gioventù, dovrebbe essere molto bravo Sarri, come probabilmente lo sarà, trasformarsi in un'arma a tuo vantaggio, perché la voglia di farsi vedere, la saggezza nel senso di conoscenza dei propri limiti dà una forza esagerata al Napoli, mentre il Real Madrid è quanto di più francese dal punto di vista della presunzione possa esprimere il campionato spagnolo. Senti Giorgio, il Real Madrid è presuntuoso e il Napoli lo potrebbe castigare. Giorgio, dammi la possibilità di salutare e ringraziare di essere con noi colui che ci fece vivere quei momenti esaltanti di quella sfida al San Paolo qualche anno fa, Bruno Pizzul. Ciao Bruno, buonasera. Salve, buonasera a voi tutti. Ciao Giorgio. Ciao Bruno, è un mito. Sì, è un mito, sì. Bruno, cosa ricordi di quella serata tra il Real Madrid, del Napoli e il Real Madrid al San Paolo? L'atmosfera, quello che... Beh, l'atmosfera come sempre quando a Napoli ci sono delle partite importanti, no? Stasera per esempio
io sarei stato volentieri a vedere non tanto non solo la partita, ma le decine di migliaia di sostenitori del Napoli, no? Come portano il loro entusiasmo, il loro calore, i loro suoni allo stadio. E lì c'era quel clima di attesa straordinaria, e devo dire che la fase iniziale della partita vide un Napoli veramente dirompente, che sì, riuscì a passare in vantaggio col gol di Francini, e poi rasentò più e più volte il raddoppio, e sembrava che si potesse rimettere davvero in sesto la situazione dopo che all'andata, lo ricordo, il Real aveva vinto 2-0, sì, giocando in uno stadio deserto a porte sì, chiuse, sì, sì. E solo che verso la fine del primo tempo segnò, poi mi pare di ricordare, Butragueño, dopo l'1-1 la partita si è un po', perché il Napoli ne avrebbe dovuto fare 4, soprattutto l'entusiasmo. Certo. Però una serata, una delle tante serate indimenticabili, per quella fase iniziale in cui la squadra dava l'impressione di galleggiare letteralmente sull'entusiasmo che gli proveniva dagli spalti. È una domanda che faccio a te, Bruno, e poi la faccio anche a Giorgio. Non dimentichiamo che stasera si gioca la prima partita tra il Real Madrid e il Napoli. C'è un ritorno da giocare a Napoli e l'atmosfera sarà molto molto simile a quella che hai vissuto tu 30 anni fa, quando la partita terminò 1-1. Quindi come deve, secondo te, porsi il Napoli in una partita, questa prima partita di questa sera? Lo chiedo a te e poi lo chiedo anche a Giorgio. Ma io credo che non possa e non debba snaturare il suo modo di stare in campo, no? Adesso è inutile avventurarsi in pronostici e certo, dicendo. Di sicuro si può dire che il Napoli ha tutte le possibilità di giocare una partita facendo vedere quelle che sono le sue caratteristiche principali, e il Real, che ha questa storia straordinaria, questo prestigio alle spalle, però io credo che sia a giusta ragione preoccupato anche delle caratteristiche della squadra di Sarri, no? E soprattutto del modo in cui il Napoli sa proporre l'azione d'attacco con i suoi attaccanti, che non sono poderosi fisicamente ma sono straordinari sul piano della vivacità, della rapidità, della velocità e via dicendo, laddove la difesa del Real Madrid è formata sì da uomini dotati di buona classe individuale e di centimetri e chili, ma non sono velocissimi e quindi potrebbero anche trovare qualche difficoltà. È chiaro che il Napoli non può esagerare nella tattica di contenimento, e non potrà accontentarsi di giocare solo in contropiede, ma è altrettanto chiaro che con l'azione di rimessa, quando dovesse riuscire a rubar palla al Real un po' sbilanciata, veramente potrebbe davvero creare grossi grattacapi alla retroguardia avversaria. D'altra parte non sembra che il Real Madrid stia attraversando un periodo di gran forma, e abbiamo avuto la riprova ieri sera della clamorosa botta subita dal Barcellona, che con il Real continua a essere la squadra di riferimento del calcio spagnolo, che ci lascia supporre, e io dico sperare, che insomma non siano in un gran momento queste squadre spagnole. Giorgio. Difficile poter aggiungere qualcosa alla lettura perfetta di Bruno, dico solo che il Napoli deve giocare con attenzione, senza snaturare se stesso, ma con attenzione. Il rispetto che ti deve un avversario come il Real Madrid ti deve imporre di stare. Ci siamo? Sì, come? Vai. Scusa, non mi sentivo più. Vai. Il rispetto che deve un avversario come il Real Madrid ti deve portare a giocare con attenzione, sapere che hai davanti il Real Madrid, ma che tu sei il Napoli. Senti, una squadra, Bruno, una squadra forte come il Real, quali punti deboli può avere e come il Napoli può approfittare di questi punti deboli? Ma sai, un punto debole può essere la presunzione, no? Che è un po' tipica del Real Madrid, questo suo quasi obbligo che sente sempre di non solo vincere le partite, ma di illustrarle con un gioco anche esteticamente apprezzabile e via dicendo. E c'è quindi la possibilità, anche se poi sono giocatori abituati, come dicevo prima, a giocare partite importanti in tornei importanti, e che quindi
sanno anche mettere in campo la dovuta attenzione, per le parole di Giorgio, però qualche volta hanno qualche momento così di eccessivo compiacimento, e lì il Napoli li potrebbe castigare. Però come sempre avviene, sai, è estremamente difficile valutare quella che potrà essere la partita, no? Noi abbiamo questa antica presunzione di voler dire come si svilupperanno le cose, ma io credo che abbia ragione quello che dice costantemente Luis Suarez, Suarez, quello dell'Inter, certo, il grande Luisito, quello il quale dice sempre: sai, quante partite avrò fatto secondo te? Beh, non sono arrivate 2-3 mila. Beh, allora guarda, io ti dico che prima di ciascuna di queste partite, a tutti i livelli, in tutti gli stati, nel nazionale, squadre di club, l'allenatore faceva la solita lezione, diciamo: domani succede questo, questo, questo. Non mi ricordo una volta che sia successo quello che avevamo preparato. E questo è il fascino del calcio, no? Che resta un mistero agonistico, anche se noi continuiamo a voler dare dei risvolti di carattere logico, dicendo sì, c'è naturalmente la necessità di predisporre le cose con la massima attenzione anche dal punto di vista di quella che può essere considerata la logica, ma poi lo svolgimento delle partite è sempre assolutamente imprevedibile. Giorgio? È corretto, aneddoto per aneddoto aggiungo il fatto, un'altra cosa che il Bacillon racconta sempre, spesso e volentieri Herrera dell'Inter ci diceva di fare una cosa, poi in campo Picchi ce ne faceva fare un'altra, alla fine si vinceva, era merito di Herrera. succede spesso, vero, così, e credo che stasera potrà essere uguale. Chi può essere l'uomo decisivo? Vabbè, nella Real Madrid, insomma, è inutile dire Ronaldo, Benzema, insomma, ce ne sono molti. Nel Napoli, chi può essere l'uomo, the man of the match? Bruno? Sai, tu hai detto che nel Real ce ne possono essere molti. Guarda che ce ne possono essere parecchi anche nel Napoli. Lo so, ma lo devo dire, no? Perché, sì, diciamolo sottovoce, ma francamente... Mertens, per esempio, è uno che fa paura, e con lui gli altri ragazzi, che anche perché sono giocatori, quelli del Napoli, che almeno, cioè, ha fatto sensazione, non nella Juventus, che Allegri, Schieri, 5 giocatori d'attacco e via dicendo. Sì. Guarda che del Napoli ce ne sono quasi altrettanti, perché a parte i piccoletti là davanti, anche tra i centrocampisti, è gente con grande disposizione all'azione d'attacco e alla capacità di andare alla conclusione. Quindi, se c'è da una parte tanta gente che fa paura, c'è anche dall'altra, e credo che di questo siano convinti anche quelli del Real. Giorgio? Io, se giocherà, vado un filo controcorrente rispetto a Bruno, se giocherà secondo me stasera sarà determinante Zinchi. Ma io credo che giocherà sicuramente. È il classico giocatore Zielinski, Bruno, Zielinski. Sì, infatti, quando mi riferivo agli altri era proprio Zielinski, certo. Anche perché non ho capito una cosa. Zielinski ha cominciato con l'Udinese e non si è mai capito per quale motivo Guidolin, che pure è stato uno che ha fatto molto bene con l'Udinese, non lo vedeva, non lo faceva mai giocare, non l'ha voluto e via dicendo. E invece questo qua è un giocatore che ha delle qualità straordinarie. Qualità ancora non espresse completamente, in assoluto. Beh, sai Bruno, ogni allenatore ha i suoi pallini. Tu pensi che a Firenze Montella voleva far vendere Bernardeschi, quindi voglio dire. Ognuno ha i suoi trip, Chiedo anche ciascuno di noi, quindi. Ma sicuramente. Tanto per restare sempre nei soliti aneddoti, Eleni Herrera ogni anno metteva Mario Corso nell'elenco dei vendibili. Morati non lo vendeva mai. Mario lo ripaga dicendo che lui, di tutti gli allenatori che ha avuto, il più cane di tutti era proprio Eleni Herrera. Bruno, si sta parlando tanto di Maradona, che
può entrare in questa società e lì a Madrid, insomma, a prescindere da quello che può essere accaduto a livello personale, non ci interessa. Ma cosa può, secondo te, dare Diego Armando Maradona al Napoli di oggi a livello societario, chiaramente, non come giocatore, perché non lo è più, e anche perché pare che andrà a parlare ai calciatori, e anche a livello motivazionale, che cosa potrà dare Maradona, secondo te, oggi ai calciatori e in futuro a questa società? Ma sai, col suo prestigio personale, con il suo fascino, con la sua capacità poi anche di tessere amicizie personali e via dicendo, io credo che possa, nell'eventualità in cui dovesse entrare nell'orbita dirigenziale del Napoli, costituire un ulteriore motivo e orgoglio di appartenenza da parte dei giocatori del Napoli. No? Si parla tanto di questo momento in cui i calciatori non si sentono tanto attaccati alla maglia e via dicendo. Maradona potrebbe costituire veramente un riferimento straordinario anche per i giocatori di adesso, che sentirsi inseriti in un contesto nel quale un uomo del suo prestigio ha la sua brava importanza potrebbe davvero costituire un motivo importante. Succede qualcosa del genere anche a Udine con Zicca. Scusa se io mi riferisco all'Udinese. No, certo. È un ambiente al quale sono vicino. Sta rientrando. Zicca adesso domenica verrà a visitare di nuovo l'Udinese e si parla di un suo possibile inserimento a livello dirigenziale. Giorgio, un tuo parere su quello che sono, dimmi. Sono quelle scelte, queste, che ti portano a vincere le partite che non giochi sul campo. Perché la presenza di giocatori che sono stati così importanti come Maradona, come Zico, come Leonardo, come Figo, come tutti quelli che fanno i dirigenti di spessore dopo essere stati, come Nedved, dopo essere stati giocatori di spessore, ti permettono di presentarti con delle credenziali che inconsciamente ti mettono un gradino avanti gli altri. E siccome il mondo del calcio mi ha insegnato che le partite non sono solo quelle che si giocano nel rettangolo verde, ma sono anche quelle che si giocano sulle scrivanie, nelle stanze più importanti, eccetera, 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 arrivare a un sorteggio qualunque e vedere che il Napoli è rappresentato da Maradona sicuramente è meglio, senza voler nulla togliere a nessuno, che essere rappresentato da un qualunque altro che non è Maradona. Bruno, l'ultimissima la faccio a te, a Giorgio già l'ho chiesto. Che cosa ti è sembrato ieri sera di questo Paris Saint-Germain che ha praticamente chiuso l'epoca a Barcellona? Ma guarda, assolutamente imprevedibile e imprevisto. Tanto da suscitare meraviglia. Inevitabilmente ho sentito più di uno oggi avanzare addirittura dei dubbi sulla facilità con la quale i giocatori del Paris Saint-Germain vincevano sistematicamente qualsiasi tipo di duello. Sul piano della velocità, della reattività fisica e via dicendo, non c'è stata partita. Allora qualcuno, purtroppo, sai, nel mondo del calcio di oggi succede troppo spesso, qualcuno avanza magari dei dubbi che questi qua non si siano aiutati in qualche maniera, però francamente è stata una partita che il Barcellona ha perso in modo indegno, no? Perché il 4-0 è addirittura troppo poco per la magra figura che hanno fatto. Francamente, come dicevo prima, chissà che non sia un segno che il calcio spagnolo non è che stia attraversando proprio un momento top per quanto riguarda la sua qualità. Ce lo auguriamo. Si parla però di una squadra che va contro il suo allenatore, ci sono delle dispute interne. Poi sai, quando si perde poi viene fuori sempre qualche storia strana. E d'altra parte sai, noi siamo qua a chiacchierare e chiacchierando, certo, anche qualche volta magari si finisce per dire delle cose che sono ingenerose o che magari andrebbero dette con maggiore prudenza. Sicuramente nessuno si aspettava che il Barcellona crollasse
in maniera così clamorosa. Bruno, non sei più telecronista, però ci diverte vederti a quelli che il calcio ogni tanto... Ah, sì, è una cosa incredibile. Ma sai, è un modo anche per sdrammatizzare assolutamente, il calcio. Assolutamente, assolutamente. A parte che si sdrammatizza poco d'inverno perché fa un freddo della Madonna. Però è così, dai, adesso andiamo verso una bella stagione. Sicuramente. Grazie Bruno di essere stato con noi questa serata. Ciao a tutti. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Bruno Pizzul. Giorgio, e allora lascio anche te, così insomma sento che hai da fare, sei molto indaffarato. Oh, tranquillo. Sì, puoi? Tranquillo. Senti, faccio cose mentre chiacchiero con te, ma tranquillo. Lo so che fai cose, si sente. Oh, che devo fare? No, vado a lavorare. Ti chiedevo, dimmi. L'ultima te la voglio chiedere. Non so se hai dato uno sguardo anche a Benfica, Borussia Dortmund, Aubameyang, tanto mi vuoi male. Non l'hai vista? Già Paris Saint-Germain Barcellona mi sembra una punizione notevole. Farmi vedere anche questo. No, giusto per... C'è questo calciatore tanto così osannato che ieri sera praticamente meritava di essere... Ma se lo lasciassimo lì? Ma insomma, io parlo di Aubameyang, ma onestamente... Sì, e se lo lasciassimo lì? Ma là resterà, io credo, no? Insomma, e meno male, tanto ce ne... Ma guarda, come lui ce ne abbiamo a chili. Suo fratello, la genia Aubameyang è una genia targata Milan. Mm-hmm. Il fratello maggiore di questo crestato qui che gioca, mm-hmm, mi diceva sempre, mio fratello è quello meglio di tutti noi, però non è un top. Ah, bene. Bene, e allora... Non so se sia invidia fratellastra, però... Giorgio, un tuo pronostico secco, stasera. Sulla partita o sul superamento del turno? No, vabbè, sul superamento no, perché c'è un doppio impegno. Per questa sera proprio, la partita. X senza risultato, ok, d'accordo. Vabbè, Giorgio, ci risentiamo sabato mattina e che dobbiamo dire? Forza Napoli? E come no, è questo, mancherebbe questo sempre, a prescindere che sia contro il Real Madrid. Senti Giorgio, ha maggior ragione perché stasera Napoli è Italia. Senti, 30 secondi, te li rubo ancora, sì. Ti faccio sentire quello che noi napoletani, o meglio, quello che alcuni artisti napoletani fanno quando così gli viene l'estro. Senti un attimino sta cosa. Un po' di là, un po' di qua, ce la giochiamo con Real, Ronaldo non è dolce sal. Ma pure noi non siamo mal, e tra corride e tarantelle, ce la giochiamo troppo bello. Siamo partiti, stiamo là, e li aspettiamo pure qua. E commuove, ne commuova, dacci una mano, San Gennà. Ciao. Che te ne pare? Direi che c'è tutto dentro, perché con questo cocktail veramente la possibilità di fare bene... c'è tutto, da San Gennaro alla capigliatura, alla sfrontatezza, alla... Sono i gypsy fint, sono eccezionalità di tutto. Senti, di tutto, sono tutto. I gypsy fint questi che cantano questa canzoncina che è stata così realizzata molto velocemente. Uno dei gypsy fint è un nostro collaboratore, Ernesto Cataldo, che saluto. Allora Giorgio, grazie ancora di essere stato con noi, ci risentiamo sabato mattina. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Giorgio Micheletti. E allora, mentre andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, vi leggo quello che diciamo il turno di Champions. Ieri sera si è giocato Paris Saint-Germain-Barcellona, la partita è terminata 4-0 a favore del Paris Saint-Germain, lo abbiamo già detto. Anche il Benfica ha battuto il Borussia Dortmund, per 1-0, insomma una partita anche questa un poco così, il Borussia avrebbe potuto segnare almeno 3, ma Aubameyang da solo davanti alla porta in varie occasioni ha sbagliato cose veramente incredibili. Questa sera invece si gioca Real Madrid-Napoli e anche Bayern Monaco-Arsenal, questo è il turno. Sono le prime due serate di Champions League, poi la prossima settimana ce ne saranno altre. Ma abbiamo in linea il nostro prossimo ospite, lo salutiamo e lo ringraziamo di essere con noi, Samuele Ciambriello. Ciao Samuele, buonasera. Eccomi, presente. E allora, Samuele, amore. No, Samuele, non parla così. Che dobbiamo fare, amore. Senti, no, sai perché c'era quella battuta? Quale? No, non lo so, va bene, non la posso fare, va.
Lasciamo stare. Ma l'ha fatto alla fine, vai. Ok, prima che te l'ha battuto alla fine. E poi chiudiamo. Va bene. Senti, una serata che, insomma, sono giorni che siamo qui a pensare, finalmente è arrivato questo momento. Come stai vivendo questa attesa di questa partita importantissima, non solo per proprio per la Champions, ma proprio per la storia del Napoli? Non lo so se posso essere sincero. Mi manca un po' non essere andato a Madrid per diverse ragioni. E sto qui, quindi questa cosa mi manca. E ti devo dire la verità, la sto vivendo questa volta sapendo che loro sono favoriti, però c'è un ricordo di 30 anni fa, eh? 30 sì, anni certo. fa, questo si può dire o no? E questo ricordo a me mi interessa, mi intriga, però loro sono più forti. Noi giochiamo contro la squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni, certo. Champions League. Il pronostico secondo me mi sembra segnato, no, per il Napoli? No, non lo è, perciò ti dico, ma non lo è infatti. Per il nostro allenatore, perché vedi, loro hanno l'uomo in più del Real, si sa, questo solista, questo, diciamo, Cristiano Ronaldo. Certo. Però questo uomo si imbatte contro la grande bellezza di Sarri, contro l'orchestra di Sarri, perché vedi, anche l'individualità di Maradona 30 anni fa non ci ha aiutato. Vuoi vedere che stasera proprio questa è l'arma in più del Napoli, cioè l'orchestra del Napoli che batte l'individualità del talento, il nostro collettivo che batte questo, queste varie individualità che stanno nel Real dei Campioni. Questo penso io, che devo dire. Senti Samuele, 30 anni mi sono messo da stamattina devotamente la cravatta del Napoli, la sciarpa del Napoli. Sono andata a scuola così, in giro così, al centro direzionale così, mi hanno chiesto centinaia di persone, ci puoi regalare la sciarpa, ci vuoi regalare questa cravatta? E che faccio? Un testimonial per il Napoli. È giusto. Insomma, ragazzo mio. Assolutamente. Senti, dicevamo, c'è un 30 anni fa c'è stato questo Napoli-Real Madrid, fummo eliminati. Questa sera andiamo con altre speranze perché insomma abbiamo una squadra che gioca bene, sono 18 risultati utili consecutivi da un bel po' di tempo, parliamo di quasi 3 mesi di risultati senza perdere. Andiamo sicuramente con delle credenziali, però insomma andiamo a giocare contro la squadra campione del mondo, campione d'Europa, campione del mondo, calciatori hanno vinto tutto, potrebbe essere proprio la presunzione il loro punto debole, l'essere convinti di poter fare un sol boccone di una squadra che non ha tutta questa esperienza internazionale. Guarda, io penso che il nemico più subito per il Napoli stasera è questo attacco di panico che puntualmente, penso, intorpidisce le gambe di tutte le squadre avversarie del Real quando vai da loro, diciamo la verità. È esattamente i primi 15 minuti che il Napoli deve farsi temere, perché questo è il Napoli che noi vogliamo, o no? Certo, certo, certo. E quindi, diciamo, l'ipotesi di un attacco collettivo di Tremarella è reale, certo. Ma io penso che gli azzurri ci hanno già dimostrato con le altre volte, con le qualifiche, che soprattutto fuori casa, insomma, noi non abbiamo avuto paura dei turchi, mamma li turchi, però infatti. Io proprio questo, secondo me, è un po' la tattica che voglio capire, i primi 15 minuti, se il Napoli gioca da Napoli e supera l'attacco di panico che, come dicevo prima, prende un po' puntualmente le gambe degli avversari del Real quando giocano lì a Santiago Bernabéu. Questo penso io. Senti, poi, sì, vai, scusami. Lui non deve cambiare niente questo. Io ieri ho intervistato per Globuli Azzurri, diciamo Ugo Maradona, dice noi non dobbiamo temere. Lui dice sommessamente io volevo provare Diawara Allan, dice lui, ma Diawara deve starci. Allan dal primo minuto mi diceva Samuele perché Zilinski è troppa sfrontatezza, e dico ma perché dobbiamo incominciare a metterci paura? Però lui metteva in campo questa coppia inedita, perché tu sai e gli amici e gli ascoltatori sanno che lui è per le coppie di fatto, se gioca Diawara mette Zilinski, se gioca Jorginho mette Allan, sì. E vuoi vedere che rompe proprio stasera Sarri, rompe un po' questa cosa, però basta che non mi fa valere dal primo minuto Jorginho, questo sì.
questo lo posso dire. Eppure scusami, l'anno scorso Jorginho ha fatto un campionato spettacolare, però quest'anno probabilmente sta soffrendo proprio la concorrenza di Diawara, un ragazzo di 19 anni, neanche 20, che praticamente si è pigliato in mano il centrocampo del Napoli. Io penso che l'unico dubbio di formazione è tra Allan e Zirischi. Sì, anche io. La certezza è che Sarri se la giocherà col petto in fuori. Ho meritato di arrivare qui. Questo penso che dirà il primo secondo quando arriva lì in mezzo. Certo. O no? Sicuramente. E noi abbiamo due notti per la storia, ragazzi, ci dobbiamo credere, che vi devo dire? Sì, senti, un'altra cosa. Lì c'è quella persona che qualche anno fa appunto ci fece vivere dei grandi momenti qui a Napoli, parlo di Diego Armando Maradona, e quest'oggi non parlo delle cose eventuali, vicende personali, perché non ci interessa, ma Maradona oggi era presente con il presidente al pranzo ufficiale offerto dal Real Madrid, e tra l'altro pare che De Laurentiis ha detto che Maradona sarebbe sceso a parlare anche con i calciatori. Che tipo di impatto motivazionale può avere Maradona sui calciatori del Napoli? Innanzitutto facciamo anche questo riferimento, se tu sei d'accordo. Ci saranno, come hai detto tu, migliaia e migliaia di napoletani, cioè, assolutamente, a incoraggiare la squadra. E anche qui è la differenza rispetto a quella partita dell'87, perché fu giocata nel Bernabéu deserto, sì, dove non si ascoltò una sola voce di sostegno per Maradona, certo, e anche i suoi compagni, né si vide sventolare, come tu sai, una bandiera, niente, mm-hmm, zero. Quindi anche questa è una differenza. Io credo, abbiamo visto anche quando lui è venuto al San Carlo, una motivazione lui la mette in campo, lui motiva, lui è un motivatore, Maradona. Ma questo non è un motivatore sfrontato, non so se tu condividi. Sì, sì, non sì. È un motivo, che ti pare, no? Assolutamente sì. E quindi se li motiva, li carica, è come se fosse uno psicologo superiore anche a Sarri, insomma, o no? Mm-hmm. Certo, farà un certo effetto vedere Sarri stringere la mano a Zidane, che ha vinto tutto da calciatore, o no? Assolutamente. E da allenatore. Insomma, invece il nostro, che non deve dimostrare niente, e può dire sto qui, già mi basta, petto in fuori. Due anni fa allenava l'Empoli, quindi insomma. Però guarda che lo sai che mi è piaciuto della sfrontatezza di Sarri, quando realisticamente lui ha detto una cosa che mi ha, mamma mia, dico caspita, questo è forte, quando lui ai giocatori ha detto guardate, io posso accettare anche una sconfitta pesante, ma non un atteggiamento passivo da parte nostra. Assolutamente d'accordo. Ad Asura Amaglie c'è il team dialetto. Bravo, assolutamente d'accordo. Assolutamente. Oh no, questo ti pare? Assolutamente. Io quando ieri sera ho visto quel Barcellona passivo, quel Messi così cadaverico, ecco, questo non voglio vedere nel Napoli. Voglio vedere un'orchestra che riesce a battere anche diciamo l'individualità, il talento. Senti, insomma, una maglia che non si deve mai sporcare di vergogna, facciamo, è la maglia azzurra. Facciamo una similitudine proprio rispetto alla partita di ieri sera. Il Napoli può essere il Paris Saint-Germain, il Barcellona da spagnola, come squadra spagnola, dovrebbe essere Real Madrid. Potrebbe accadere anche questo? Non dico un risultato di quel tipo, perché giochiamo fuori casa, ma potrebbe esserci un tipo di partita del genere? Io penso quel tipo di partita no, perché qui ci saranno gol da entrambi le parti. Ieri sera c'è stata soltanto un'infornata da una parte. Io penso che sono motivati entrambi. Penso addirittura che noi, anzi sono quasi certo, che il primo gol lo possiamo fare noi. Perché vedi, quando Sarri dice nessuna paura, voglio attaccarli, e non vuole un atteggiamento passivo da parte del Napoli, e che pensi tu? Che gli spagnoli diciamo ci confineranno nell'area di rigore per 90 minuti? Questo non lo penso proprio, a parte che non c'è per me un grande giocatore lì avanti come Bale. Quindi Ronaldo, Benzema, su Vasquez non è la stessa cosa, certo, diciamo. Io voglio capire un po' Caleone e Marcelo che fanno, perché se Caleone a Marcelo ci dice signori miei, qua sto pure io, e voglio anche darvi un grande segnale, no, non di vendetta, questo Caleone Marcelo sulla fascia destra, lo vedo importante, come loro Casimiro e il nostro Diawara. Il centrocampo, se Diawara riesce a bloccare un po'
questi lanci di Casimiro, insomma, io sono speranzoso. Senti, chi però può è una bella partita. Sicuramente, sicuramente. Senti, chi può essere l'uomo della partita, the man of the match nel Napoli? Nel Napoli una coppia, Hamsik Insigne. Non credi che... No, adesso per forza una coppia, ragazzo mio. Perché una singola individualità noi l'abbiamo, ma loro ne hanno più di noi di singole individualità. Uh-huh. E se questi due tirano, povero Real Madrid, dico io. Ma povero Real Madrid, attenzione, mica sono sfrontato, per un risultato positivo. Non povero Real Madrid e mi metto a pensare ad altro. Beh, non dimentichiamo, Samuele, che c'è una partita anche di ritorno da giocare, quindi dovremo giocare questa sera pensando anche che poi ci sarà la possibilità eventualmente di mettere a posto le cose o comunque di così implementare qualcosa di bello che può essere, può accadere questa sera. Tu hai detto una cosa saggia, la ricordiamo tutti, il 7 marzo, esattamente quello che è mancato ieri, che si chiama anche un po' umiltà, al Barcellona. Tu stai perdendo 1-0 e 2-0, tu devi fare un gol. Non puoi apparire come quello che tenta di non farli segnare più sul 2-0, però ti fanno il terzo. Assolutamente. Non puoi pensare che non vanno in attacco sul 3-0, ti fanno il quarto, hanno rischiato di fare pure il quinto. Però vedi, oggi non l'ho letto su nessun giornale, io ieri la partita l'ho vista. Anche io. A volte queste grandi partite basta. Il Barcellona ha rischiato di segnare l'attaccante contro il portiere ha salvato. Dall'1-1 è andata avanti la depressione. Ecco, questo non ci deve prendere stasera, non so. Sì, se tu condividi. Condivido, no? Però tieni presente che ieri sera c'è stato e poi sono uscite fuori oggi queste voci che probabilmente, a parte che ieri sera il Paris Saint-Germain secondo me ha messo fine all'era Barcellona, all'era Messi e via discorrendo, ma pare che siano uscite fuori delle cose che a quanto pare lo spogliatoio è contro l'allenatore, per cui ecco che forse è questo il motivo principale probabilmente per la magra figura che hanno fatto, perché poi un 4-0 ribaltarlo io penso che sia praticamente impossibile, anche se, cioè, voglio dire, tutto può essere, però 4-0 insomma dovrebbero farne 5 e non subirne manco uno, quindi penso che sia oramai il Barcellona fuori dai giochi. Però ripeto, quello che è uscito fuori quest'oggi, le notizie dicono di una squadra che rema contro l'allenatore perché non vogliono più il Luis Enrique alla guida del Barça. Io ho mandato un messaggino a un parente di un calciatore che conosco che sta con lui là. Mm-hmm. Il Bernabéu è un bel posto e già per esso vale la pena di lottare. Hanno lottato, ieri sera il Barcellona non ha lottato. È vero, è vero, è vero. Ma questo, questo sicuramente. Questo sicuramente accadrà questa sera, quindi di questo io ne sono più che certo. Insomma, il Napoli sicuramente scenderà in campo e forse anche. Io non credo che aspetterà il Real Madrid, perché aspettare il Real Madrid è praticamente come suicidarsi. Io credo che il Napoli, sin dai primi minuti, farà capire al Real Madrid che insomma c'è qualcosa anche che possiamo combinare anche noi, quindi insomma da questo punto di vista sono molto fiducioso. Ho visto finalmente, ma in una maniera sbiadita su un'emittente nazionale, che hanno paragonato Sarri come Aragonés, il tecnico che ha creato il tiki-taka. Questo mi ha fatto un po' piacere, perché sai, per loro esiste Sacchi, esiste Capello, esistono tanti altri, no? Certo. Non riescono ancora, a volte lo usano in televisione per le sue battute. Questa cosa mi ha fatto piacere, ti pare? Assolutamente. Tieni presente che proprio oggi si parlava di questo e insomma dopo l'era Sacchi, perché Sacchi sappiamo che in Italia così portò queste innovazioni importantissime nel gioco del calcio in Italia e anche in Europa. Dopo di lui l'unico innovatore fino ad oggi, dopo Sacchi, insomma non c'è nulla da dire né nulla da fare, è assolutamente Maurizio Sarri. Sei d'accordo? Io sono d'accordo, perché guarda, te lo dico adesso, ma io l'ho detto anche in televisione, nel periodo un po' di freddezza, si dice così, no? Il periodo di freddezza che c'è stato con il presidente. Sì. Il presidente non capiva anche alcune cose. Il nostro direttore sportivo non parla quasi da contratto, parla solo il presidente, quindi quando Sarri ha detto si deve far sentire di più la squadra, cioè si deve far sentire di più la società, c'è stato un po' quel periodo, no? Sì. E, insomma, però questo significa la maturità pure di Sarri, che ha saputo gestire
il silenzio del presidente, un po' in quel periodo delicato quando noi ci mettevano un po' da parte. Ma stasera, ti ripeto, Sarri chiede pressing alto e assedio. Benissimo. Se noi partiamo in velocità e in profondità i primi minuti, va bene tutto. Un solo sms ho mandato a Sarri. Vuoi sentire? Dici. Fammo piacere, in dialetto napoletano. Posso dire? Come no, niente meno. Fammo piacere. Quando batta almeno un calcio da centrocampo, non fa un solo due passaggetta dal Biol e al Biol tira sulla fascia destra, a dopo ha da pigliare o Sai o Calaion. Stupiscimi stasera, non fa sta cosa. Mi sta risposto, ti accontenterò. Ma vedremo, vedremo. Allora sono curioso di vedere, va. Samuele, io ti ringrazio. Ah sì, sull'amore, sì, sì, scusa. Radio Amore, sull'amore. Sì. Stasera, uaiù, tra Sanremo e San Valentino. Io preferisco San Giovese. Vamos, Napoli. Bene così. San Giovese stasera. Bene così. Grazie Samuele di essere stato con noi. A tutti e tanti amici, grazie, grazie ciao, a ciao, voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie. Chiudiamo il collegamento con Samuele Ciambriello. Bene così. E allora. Adesso andiamo a provare il nostro primo collegamento con Madrid. Insomma, c'è un nostro, diciamo così, ex collaboratore, perché insomma è un po' di tempo che non è in trasmissione con noi. Parlo di Vincenzo Imperatore, che è stato qui con noi in radio con una sua rubrica sulle banche, insomma cercando di farci capire che le banche non è che ci trattano molto molto bene. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Sarà una bolgia infernale, immagino, lo stadio di Madrid e tutto l'atmosfera di Madrid. Ci vediamo adesso, ecco, ce l'abbiamo, benissimo, mi fa piacere, il collegamento pare che vada tutto bene. E allora abbiamo il piacere di sentire, di avere con noi questa sera Vincenzo Imperatore direttamente da Madrid. Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti quanti voi. Allora Vincenzo, per cortesia, dici l'atmosfera che si sta vivendo lì a Madrid, dai. È qualcosa di incredibile. Innanzitutto, in questo momento sono all'ingresso dello stadio. Io non vedo ancora una sciarpa bianca, tutte sciarpe azzurre. No, no, non sento più parlare spagnolo da tre giorni qui. È tutto un vociare di slang napoletano, di dialetto napoletano. È una festa. Comunque vada, è la festa dello sviluppo di questa società che ricordiamo dalla Serie C, ed oggi si ritrova a giocare agli ottavi di finale contro il Real Madrid. È la festa della capacità, ripetiamolo sempre, del nostro presidente di riportare questa società laddove non pensavamo assolutamente 7 anni fa. È la festa anche di chi vuole togliersi qualche pietruzzo dalla scarpa. Ne approfitto, ho scritto un articolo sul napolista titolando dalla circonvenzione umana ai voli internazionali. È la festa anche di chi vuole, come dire, sfottere e non altro, quel tifoso avellinese che dopo lo spareggio perso contro l'Avellino in Serie C se ne esci con una striscione lacrime napoletane. Beh, questa sera lo invito da tifoso napoletano con uno sforzo particolare. Dire da Davida che è molto meglio stasera. Noi siamo qui a goderci una festa internazionale. Senti, ancora non sei entrato allo stadio, quindi non ci puoi dire se ci sono già comunicazioni sulle formazioni. Ho qualche notizia da qualche amico, dal direttore del napolista Massimiliano Gallo, che era qui invitato. Molto probabilmente ci sarà il centrocampo a tre giovane con Diawara, Gelissi e Amtic. Per il resto è tutto lo stesso, perché resta invariato tutto il resto. Per il resto è tutto confermato, è tutto invariato, e c'è tanta serenità pure da parte della squadra. Ieri in conferenza stampa, Savi, era una Pasqua. Sì, sì, abbiamo sentito e abbiamo visto. Senti, che programma hai dopo la partita, dai? Il programma dopo la partita, per scaramantia non lo diciamo, è tutto dipende dal risultato. Se il risultato... Si mette bene, il programma non è stabilito, è un programma che nasce dalla pancia e che possibili variazioni, assolutamente programma, possibili variazioni, Vincenzo.
Non ho capito, scusa. Ci sono possibili variazioni a seconda di quello che succederà questa sera sul campo? Credo, penso che insomma la città possa essere invasa stasera dall'euforia dei napoletani. Un invito, facimi bravo comunque, anche se la cosa dovesse andare male, facciamo e gioiamo con civiltà se le cose dovessero andare bene. Questo è anche un momento in cui la nostra città viene spostata all'estero, esportiamo la nostra cultura, i nostri valori, il nostro modo di gioire, quindi ci guarda in questo momento l'Europa, se non il mondo intero, facimi brava. Ma dobbiamo dire che nonostante l'invasione di 10, 15, 20 mila napoletani da due giorni, tre giorni, non è successo nulla e non credo che succederà nulla. Io penso che sia così e andrà in questo modo, però ti direi di dire anche a chi sta con te, ai tifosi, che non si finisce questa sera, perché tra il 7 marzo ci sarà un ritorno che si giocherà al San Paolo, per cui eventualmente potremo anche rimettere a posto le cose. Non finisce sicuramente stasera, ma non finisce stasera perché non solo ci sarà un ritorno, ma abbiamo un paio di settimane di fuoco in cui ci giochiamo un bel pezzo di stagione. Credo, mi dicono che il Napoli oggi era completamente, come dire, silente e ferma. Credo che nelle prossime due settimane il PIL della città di Napoli sarà sicuramente negativo. Deformazione professionale. Per deformazione professionale credo che si produrrà abbastanza poco, insomma. Vincenzo, io ti ringrazio di essere stato con noi questa sera, in bocca al lupo, divertiti e divertitevi tutti quanti voi. Grazie a voi. Forza Napoli, grazie a voi. Ciao ciao Vincenzo, sempre forza Napoli. Ciao. E allora chiudiamo il collegamento con Vincenzo Imperatore, era in diretta da Madrid, insomma stava entrando adesso allo stadio, posso immaginare l'atmosfera, l'emozione, già il fatto stesso di entrare in uno stadio che è veramente un monumento del calcio mondiale, insomma, quindi a parte tutto, insomma, poi giocare questa sera contro il Real Madrid per chi è lì, insomma, deve essere qualcosa di incredibile. Vabbè, noi la seguiremo qui da casa, ahimè, poveri noi, e insomma, soffriremo seduti, diciamo, nelle nostre poltrone a casa. E allora, siamo giunti al momento dello stop? No? Perché? Ancora un minuto? Ah, e vabbè, insomma, non è un problema il minuto. No, lo possiamo trascorrere dicendo che c'è molta pressione a quanto pare sul Real per quei tre piccoletti lì davanti, insomma il fatto che il Napoli gioca non con una classica punta centrale, con una punta statica più o meno come di solito usano le altre squadre, il Napoli giocando con quei tre piccoletti lì davanti mette tanta pressione sui difensori che del Real Madrid, che non sono molto veloci, per cui probabilmente vediamo prima di tutto se ci sono anche un indizio su quelle che saranno le formazioni, eccole qui. Allora il Real Madrid dovrebbe giocare con in porta Navas, in difesa Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo, a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric, in attacco Isco, Benzema e Ronaldo, ma Isco probabilmente potrebbe, si sta giocando il suo posto con James Rodriguez e con Vasquez. Vedremo chi sarà della partita. Il Napoli dovrebbe rispondere secondo quello che sono le previsioni, ancora non ci sono le formazioni diciamo ufficiali, con Reina, Isai, Albiol, Koulibaly e Goulam, Zielinski, Diawara, Hamsik, Callejon, Mertens e Insigne. E allora adesso sì, c'è il nostro stop pubblicità, radiogiornale, non so se c'è anche il radiogiornale, gli sponsor, ci risentiamo tra qualche minuto per continuare questa nostra puntata speciale di Amore Azzurro, Amore Azzurro Champions League. Amore Azzurro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Conduce in studio Lello Delgro con Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Ebbene, rieccoci di nuovo
nuovo in studio. Oramai siamo ad un'ora e tre quarti dall'inizio di questa, un'ora e mezza più o meno dall'inizio di questa partita che ci tiene così in ansia da qualche giorno, e siamo così in fervida attesa. Allora, nel frattempo che dalla regia mi chiamano, ahimè, purtroppo mi tocca anche quest'oggi, nonostante sia mercoledì, speravo di non averlo con me, invece almeno al microfono, al telefono lo devo avere, insomma, Claudio Zelli. Dicevo, leggo questa notizia che De Laurentiis sogna il colpaccio, mi piacerebbe prendere Ibrahimovic. Lo ha dichiarato in un'intervista dicendo che proprio Zlatan Ibrahimovic, in questi giorni il procuratore Mino Raiola ha aperto un futuro trasferimento in azzurro. In una partita così importante parlare anche di questo, insomma, è importante sapere anche quello che c'è nell'area, quello che bolle in pentola. Ma insomma, io non credo mai che De Laurentiis possa mai portare a Napoli Ibrahimovic, anche perché onestamente arrivare Ibrahimovic ha 35-36 anni, quanti ne ha, onestamente non so fino a che punto possa rendersi utile alla causa Napoli. Ahimè, dicevo, mi tocca anche oggi che è mercoledì Claudio Zelli. Ciao Claudio, buonasera. Ma buonasera a tutti, ma per la precisione tocca a me, ma diciamo che io davanti di fronte al cospetto di un match così importante posso sopportare anche te. Senti, senti il mio amore per il pallone. Bravo. Allora, una preghiera. Per cortesia, parla vicino al microfono, non te l'allontanare, perché altrimenti. Vicinissimo. Perfetto. No, con l'auricolare. Quello è il problema. È l'auricolare che va a zonzo, capito? Vabbè. E allora, Claudio, un tuo parere a poche ore, insomma, un'ora e mezza oramai dall'inizio di questa partita. Come pensi che il Napoli la affronterà? Ma partiamo dalle sensazioni emotive, francamente. Insomma, fino a ieri ero fermamente convinto che il Napoli potesse spugnare il Bernabeu, ma lo sono ancora, per la verità. Però, francamente, tutto questo entusiasmo non è che lo condivida moltissimo, per la verità. Però è anche comprensibile, perché è un evento straordinariamente importante, non solo per la squadra, ma per la città intera, perché mai il Napoli dell'era De Laurentiis, per ammissione dello stesso Patron, che per inciso ha fatto ulteriori battute a vuoto, a mio avviso, in questi due giorni di madrilena, almeno finora, spero non ne faccia ulteriori, parlo soprattutto dello stadio. Però tutto sommato, insomma, il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene. È vero, come ha detto De Laurentiis ieri ai microfoni di Mediaset Premium, che a Club Azzurro mancano attaccanti importanti, penso a Milik e Pavoletti, ma il Mertens riscoperto e valorizzato da Sarri è l'attaccante giusto, insieme a Caion e ad Insigne, per mettere in grande difficoltà la squadra madrilena, che non ha certamente una difesa velocissima. È una squadra che ha sicuramente una caratura internazionale, un'esperienza notevole, oltre a una serie di fuoriclasse notevoli, soprattutto nel reparto avanzato. Fortunatamente per gli azzurri mancherà uno come Bale, però lì dietro non mi sembra una squadra particolarmente temibile e velocissima, e questa potrebbe essere sicuramente il vantaggio principale per il Napoli, che ha tutto per fare bene al Bernabeu. Detto questo, io penso che la partita si possa decidere a centrocampo, dove il Napoli ha sicuramente una linea verde particolarmente interessante, molto valida sia muscolarmente che tecnicamente, dove però pecca chiaramente di esperienza internazionale, essendo costituita, per la verità, dalla maggior parte, escluso Hamsik, da giocatori giovani. Questo potrebbe essere un limite, considerando che il Real Madrid ha in Modric una delle stelle di maggiore talento, Modric che tra l'altro proprio ieri ha parlato in conferenza stampa con Zidane. Senti, che cosa ti ha lasciato, insomma, rapportandola poi alla partita di questa sera, la partita di ieri sera tra Paris Saint-Germain e Barcellona? Innanzitutto un grande rammarico, perché insomma vi posso dire che Di Maria, tanto per dirne uno, era un giocatore che più di una persona avrebbe voluto all'epoca del Napoli di Benitez a Napoli, quando insomma era già in rottura con il suo club precedente, cioè il Real Madrid. De Maria, che è stato devastante ieri sera, a mio avviso. Io non sono mai stato un grandissimo ammiratore di Luis Enrique, che anche da queste parti, insomma, di cui qualcuno si è lamentato dell'addio precoce, per la verità, di questo giovane allenatore dal nostro calcio. In generale, però, quello che in qualche modo mi ha lasciato, non dico basito, ma leggermente poi dispiaciuto, è che in qualche modo un club come il Barcellona, che è vero sì che ha sempre vinto
anche grazie e soprattutto a ingenti risorse economiche, ma anche perché ha valorizzato la cantera. Invece ora andiamo incontro ad la fine di un ciclo che potrebbe essere sostituito dai petrodollari provenienti dal loro nero asiatico, più che da un modo di fare calcio che dovrebbe essere in qualche modo rappresentare il futuro, in cui tra l'altro il Napoli De Laurentiis è precursore, perché è una squadra che è agli ottavi di Champions, ma che sta rispettando in pieno il fair play finanziario. Sicuramente, bene, diamo spazio, salutiamo e ringraziamo uno che di qualche sfida ne ha vista e ha visto anche la sfida di 30 anni fa al San Paolo e anche lì a Madrid. Parlo del maestro Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo, buonasera. Ciao, saluto a tutti. E allora, abbiamo anche Claudio però al telefono questa Ciao, sera, insomma. Maestro. Maestro, buonasera. E allora, Mimmo, ricordiamo un poco quello che hai vissuto tu 30 anni fa, insomma, io l'ho vissuto anch'io, insomma, però tu eri direttamente interessato in quanto giornalista, in quanto dovevi scrivere dei pezzi. Non parlo tanto della partita di Madrid, perché quella di Madrid, insomma, fu una partita particolare, giocata senza spettatori, insomma, sì. Ma quanto quello che è successo qui a Napoli, insomma, 85, 87, 90, non si sa quanti spettatori, cioè non c'era non c'entrava uno spillo al San Paolo e si sfiorò l'impresa. Ecco, ricordaci un poco quel Napoli e che cosa fu quella serata. Beh, più bello il primo tempo mai giocato dal Napoli nella sua storia, col gol di Francini. Poi avevamo un'occasione con Careca, poi purtroppo in contropiede Butragueño fece l'1-1. Avevamo perso 2-0 a Madrid sul rigore e su autogol, e quindi fummo eliminati. Insomma, fu una bella esperienza. Allora c'era poca televisione, quindi vedere il Real Madrid era una gioia, insomma. Oggi sembra più una partita, non dico normale, ma li vediamo sempre in televisione. Andiamo a vedere adesso questi Galacticos che cosa vogliono combinare. Insomma, il rischio è tutto loro. Il Napoli gioca in allegria, Sarri è riuscito a convincere la squadra di giocare in allegria e di giocarsi tutte le chance possibili e immaginabili col gioco veloce. Il rischio è tutto il Reale, che è il pronostico della sua. Claudio, fai una domanda tua al nostro Mimmo. Ma io, insomma, avrei tante curiosità. La prima è questa per Mimmo: fino a qualche anno fa, non avere maturato una certa esperienza internazionale in panchina in occasioni come queste poteva essere considerato un handicap. Ora pare che Sarri sia il precursore di un nuovo modo di fare calcio da questo punto di vista, cioè il fatto che un allenatore come l'attuale tecnico azzurro abbia in qualche modo maturato un'esperienza lunga e corposa nelle serie inferiori fa sviluppare per certi versi anche degli anticorpi, cioè una maggiore capacità di problem solving, come dicono quelli bravi, anche in occasioni in cui un allenatore come Sarri non si è mai cimentato. È un po' una svolta non solo per il Napoli e per Sarri, ma per gli allenatori che verranno, che hanno fatto una lunga gavetta. Ma questo non lo so, sai, gli allenatori dei miei tempi era un altro calcio. Se la squadra più debole affrontava la squadra più forte, c'erano le contromosse tattiche, i raddoppi di marcatura, guarda questo, guarda quello, fermiamo soprattutto. Adesso Sarri fa un altro gioco. Innanzitutto è un grande insegnante, un grande maestro di scuola di calcio, e si vede il Napoli come gioca, e quindi quando va a Madrid non è che si preoccupa di marcare Ronaldo, di marcare Benzema. Il Napoli farà il suo gioco. Lui ha detto una cosa bellissima: dice, non mi importa anche se perdiamo in maniera pesante, ma dobbiamo giocare come sappiamo giocare, dobbiamo giocare divertendoci, dobbiamo fare il nostro gioco, guai a rinunciare a fare il nostro gioco. Se poi il Real Madrid ci costringe per 90 minuti nella nostra area, sarà a merito del Real Madrid, ma non una nostra scelta. Quindi un Napoli con la faccia tosta, ma soprattutto col frutto del grande lavoro che Sarri sta facendo. Mi dicono molti di Sorrento, quando Sarri allenava il Sorrento, che era un maniaco degli allenamenti, faceva ripetere 50 volte la stessa triangolazione, la stessa manovra, cioè peggio di Sarri e di Sacchi, pur non avendo Gullit, Van Basten e Rijkaard. Io ricordo un allenatore che onestamente, quando andavo a vedere gli allenamenti, quando è stato allenatore del Napoli, mi faceva annoiare proprio per questo fatto, mi faceva ripetere le stesse cose tante volte. Parlo di Ulivieri, era una cosa proprio che mi annoiava a morte, però forse anche perché forse non c'erano i risultati che sta avendo oggi Sarri. Ma sai, bisogna avere anche del talento nell'essere maniacale, insomma. Se riesci
come persona, come rapporto umano, come capacità di trasmettere il tuo entusiasmo, il tuo pensiero, le tue teorie. Se sei superiore in questo, allora magari Sarri ci riesce e Olivieri ci riusciva di meno. Però quello era un altro calcio, più abituato a vediamo con che cosa, con come dobbiamo giocare, chi dobbiamo affrontare. Adesso Sarri va per la sua strada, insomma, ed è una strada bellissima, insomma, che in Italia è una novità, perché anche la Juve si preoccupa dell'avversario. Adesso bisogna che questi purtroppo questi ragazzi cominciano ad essere meno ragazzi, perché Hamsik ha 30 anni e Mertens sta sui 29, e ci sarebbe bisogno di una maturità improvvisa in un anno o due per fare il grande colpo. Claudio. No, io più che altro non posso non chiedere a Mimmo la sua opinione in merito alla vicenda che hanno ancora una volta tirato fuori De Laurentiis ieri in volo per Madrid sullo stadio, non tanto relativa alla capienza, di cui si discute molto, e su cui forse De Laurentiis non ha tutti i torti, perché mi pare che il calcio vada nella direzione indicata dal numero uno del club azzurro, ma più che altro sulla dimensione l'Italia che De Laurentiis ha più volte ribadito voler dare al calcio. Da ieri ad esempio ha parlato di un tifo azzurro stile ciclo del tennis, per uno sport che per natura è per eccellenza popolare. Mimmo, tu che ne pensi? Ma sulla capienza di un nuovo stadio a Napoli ci sarebbe molto da discutere, perché è vero che Napoli nei momenti bui può fare 10, 15, 20 mila spettatori, che è la capienza che sogna De Laurentiis in uno stadio d'élite, però se le cose vanno bene vanno fino a 70.000 persone, in Serie C vennero in 70.000 col Cittadella, insomma è una situazione abbastanza particolare a Napoli, fare uno stadio così ridotto per chi poi? Non lo so, ho l'impressione che verrebbe escluso proprio il popolo della passione, anche se oggi la passione è diversa, perché vedo un tipo più da competenti, perché ormai tutti vedono il calcio e tutto il calcio del mondo per televisione, mentre prima c'era più passione, cioè era più genuino lo slancio dei tifosi nei riguardi del Napoli contro tutto e contro tutti oltretutto. Adesso invece c'è un tifo magari più ragionato, più responsabile, però insomma uno stadio a Napoli da 20.000 posti mi sembra, non so, un azzardo, ecco. Sicuramente. Mimmo, dobbiamo ricordare che è vero questa sera c'è una partita importantissima, ma il 7 marzo ce ne sarà un'altra qui a Napoli che sarà altrettanto importante, noi ci auguriamo che sarà altrettanto importante. Quindi in virtù di questo, come pensi che questa sera affronterà la squadra questa partita? Insomma, dovrà aspettare secondo te il Real Madrid? Dovrà giocare come ha sempre fatto? Non lo so, secondo te? No, il Napoli giocherà come... Cioè, se sta in forma, se supera magari l'emozione dei primi 10-15 minuti, insomma questo stadio che è uno stadio che fa paura, perché le tribune del Bernabeu sono incombenti sul terreno di gioco, mentre il San Paolo è uno stadio aperto, cioè, più, ecco, come un fiore che si apre. Se si supera quel periodo là senza perdere molti palloni, senza offrire ripartenza al Real Madrid, il Napoli giocherà come sa giocare. Non c'è da fare calcoli, non è solo nella filosofia di Sarri, in sostanza il Real Madrid è favorito. Io capisco poco di calcio, credo che si possa fare un buon risultato a Madrid, ma poi la qualificazione il Real se la viene a prendere a Napoli, qualificazione che significa soldi, che significa allargare l'area commerciale, insomma non, certo. Sognare è bello, insomma, e questa squadra ti fa sognare, perché io credo che per la prima volta da quando seguo il Napoli, se si esclude forse quell'anno splendido di Vinicio, vado in campo tranquillo, nel senso che non mi preoccupa. Il Napoli so come andrà, so che giocherà, potrà anche perdere, ma non rimarrò mai insoddisfatto, ecco. Certo che se tu non capisci nulla di calcio dobbiamo chiudere i microfoni e andare a casa. No, io cerco di raccontarlo, ma di capirlo, sai, bisogna sapere la tavola pitagorica, gli algoritmi 4-3-2, non è facile, capito? Una volta con Pesaola bastava marcare Facchetti, che era il terzino che fluidificava, e il compito toccava a Montefusco, e lì finiva la scienza calcistica. Adesso bisogna sapere di molte cose. Oggi si studiano anche i muscoli, se la crescita del muscolo o no dell'avversario. Certo. Senti Claudio, come si è robustito Dybala, mi sembra un bel bambino. Dovremmo chiamare Zeman per chiedere chissà come sta succedendo. Claudio, andiamo, parliamo di calcio, va. Sì, no, ma io proprio della partita di stasera volevo chiedere a Mimmo una valutazione sul centrocampo, perché in partite
come questa, la personalità in mezzo al campo in particolar modo, spesso dicono quelli bravi, che può risultare determinante. Ora, il Napoli in mezzo quest'anno ha aggiunto tanta qualità, ma anche molta quantità e dinamismo con Diawara e Haaland, che per la verità già c'era, ma quest'anno sta rendendo leggermente meno rispetto all'anno scorso. Ora, considerando che dall'altra parte ci sarà un certo Modric, Mimo, tu pensi che sia più opportuno puntare su un centrocampo di maggiore qualità, puntando ad esempio su Zielinski e Jorginho, oppure su Haaland e Diawara, o pensi, come potrebbe accadere, che Sarri faccia un po' l'uno e l'altro, cioè puntando magari sui muscoli di Diawara e sulla qualità di Zielinski? Lui ha detto che schiererà una squadra offensiva, quindi saranno Zielinski e Diawara le scelte, insomma, se ho ben capito. Sono due anche con una faccia tosta, addirittura Diawara Sarri lo chiama l'incosciente, perché dice questo, è un incosciente o un fuoriclasse per come gioca. Tu hai parlato di Modric, che forse giocherà dalla parte di Amis. Ecco, forse il successo del centrocampo è tutto affidato ad Amis. Se Marek sfodera la grande partita, allora stiamo alla pari. Se invece Marek, come nelle serate più importanti del Napoli, fa un po' di luce, un po' di buio, allora lì soffriremo. Però punto molto su una partitissima di Amsic, non solo perché insegue Maradona e c'è Maradona anche sugli spalti, ma perché lui sa perfettamente che se imbrocca la grande partita il Napoli c'ha molte chance stasera. Senti, proprio di Maradona ti voglio chiedere, ecco, secondo te, a parte insomma l'eventuale inserimento in società come in qualità di ambasciatore nel mondo del Napoli, ma quanto può pare che dovesse scendere negli spogliatoi, oppure incontrava oggi pomeriggio la squadra, quanto potrà essere importante a livello motivazionale un discorso fatto da un mito del calcio, colui che ha fatto la storia della società? Ma Sarri stesso ha detto, magari viene nello spogliatoio e se incoraggia la squadra ci dà una cazzimma che insomma forse non immaginiamo, insomma, e quindi gli riconosce sicuramente un carisma che continua ad esistere nonostante adesso il fisico da vecchio signore, da vecchio ranciero, anziché quello sbarazzino. È molto carino di Maradona scugnizzo con i riccioli, giovane e compagnia bella, quindi Maradona può dare sicuramente un anno. Io spero che gli dia anche una certa serenità, cioè che gli sappia parlare in maniera che la squadra scenda in campo, non scarica, ma insomma non molto tesa. Ecco. Claudio, l'ultima per Mimmo, se c'hai una domanda. Sì, ma più che altro una curiosità, escludendo Cristiano Ronaldo, che mi pare difficilmente possibile, potendo portare un giocatore dei Blancos a Napoli, Mimmo, tu chi prenderesti da Madrid? Quella domanda. Ma Modric, credo. Modric. E al posto di chi, dai? Ma come ha detto Sarri, come giocherai domani? Ma con 3-4 punti, e noi magari con 4-5 centrocampisti. Oramai siamo una squadra di centrocampisti. Beh, insomma, è il punto nevralgico comunque del calcio, è sicuramente il centrocampo. Potrei scegliere i due esterni della difesa, ma questi del Real, Marcelo oramai c'ha gli anni, l'altro sì, insomma, è un buon difensore, ma non chissà che cosa. Ma due esterni della difesa, se si potesse trovare un Roberto Carlos a sinistra, un Bergomi a destra, allora sì, quelli li prenderei. I due centrali? Ma insomma, spero che Maksimovic venga fuori, perché Albiol comincia ad andare in pensione, quindi Maksimovic e Koulibaly, che è una sicurezza assoluta, lì mi accontenterei. Bene, Mimmo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi questa serata, insomma ti lasciamo a godere anche te di questo spettacolo, speriamo che le cose vadano per il verso giusto, cioè che il Napoli si comporti bene, che ci faccia divertire, poi come ha detto Sarri l'importante è sudare la maglia e dare il massimo nel campo, poi si potrà anche perdere, ma insomma certo. Perdere soprattutto che i nostri tifosi si comportino bene, perché stanno con gli occhi del mondo addosso, finora è andato tutto bene, ma poi insomma, come dirà sicuramente Maradona agli azzurri, vamos a ganar e vediamo quello che succede. Grazie Mimmo ancora una volta, ciao, ci sentiamo più al più presto, ciao. Mimmo, grazie. Chiudiamo il collegamento con Mimmo Carratelli. Claudio, allora con te restiamo in collegamento se hai da dire qualcosa, perché io altrimenti mi io più che altro una riflessione, siccome mi ha particolarmente colpito, ma non è una novità, chiaramente l'umiltà dei grandi, che ancora una volta ha testimoniato Mimmo, ricordiamolo, premio primo premio Carlo Giuliano per Amore Azzurro, ma più che altro insomma io ritorno sull'umiltà anche che ha mostrato ieri Zidane, non so se tanto
poi sia umiltà o in qualche modo timore del Napoli, perché ieri in conferenza ha detto che in realtà la qualificazione è al 50%. Non mi sono sembrato tanto dichiarazioni francamente di circostanza, che pure in questo caso sono legittime e spesso ci sono, ma in realtà in questo caso io penso che Zidane in qualche modo tema il Napoli, perché è una squadra che soprattutto in contropiede può mettere in difficoltà il club azzurro, tant'è vero che Zidane ha anche parlato delle difficoltà di affrontare una squadra che davanti non dà punti di riferimento, avendo tre attaccanti molto veloci ed abili. Tra l'altro poi ieri Insigne, che è uno dei tre che potrebbe in qualche modo, speriamo, colpire i Blancos, è voluto andare sul terreno del Santiago per in qualche modo rendersi conto del palcoscenico dell'arena che in qualche modo il Napoli vedrà stasera, non essendo poi stato costretto, perché Sarri non ama fare la rifinitura, come è noto, nei campi, come poi tra l'altro è previsto dall'UEFA, nei campi in cui il giorno prima in cui il Napoli va a giocare. Senti, secondo te chi potrà essere l'uomo determinante nel Napoli? L'ombra del partito, tanto sì, per the man of the match. Ma secondo me sicuramente Mertens, per una serie di valutazioni che in qualche modo mi spingono a pensare che Mertens innanzitutto ha tutto per mettere in difficoltà la difesa del Real Madrid, che non è certamente velocissima nei due centrali. Tra l'altro io non ho una parte. Claudio, scusami se ti interrompo, ma abbiamo in collegamento da Madrid un amico del nostro quartiere, uno di quelli che sta portando la pizza nel mondo, sta facendo conoscere la pizza nel mondo, ma lui è un professore. Non è un amico, è un artista. È un artista perché ha portato con sé la pizza della Champions League e la pizza del Napoli, insomma. Enrico Porzio, ciao Enrico, buonasera. Salve, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Grazie Enrico, che atmosfera state vivendo? Dai, faccela vivere pure a noi, dai. Sembra di essere a Napoli a tutti gli effetti, sono più napoletani che tifosi del Madrid, questo è poco ma sicuro. Adesso siamo agli ingressi dei cancelli, che sono ancora chiusi perché qui, a differenza di Napoli, aprono un'ora prima, quindi non riesco neanche ad immaginare come fanno a far entrare 80.000 persone in un'ora, visto che a Napoli 60.000 aprono i cancelli 3-4 ore prima. Comunque va bene. Per dire cose dall'altro mondo. Sono più organizzati sicuramente, Enrico. Senti, che pizza hai portato su a Madrid? Vabbè, la pizza, ormai l'hanno nominata la pizza del gemellaggio, che è uscita anche su TG5, Sky, Premium, Rai 2, addirittura Sky TG24 è arrivato in pizzeria stasera, che hanno chiamato dalla pizzeria. Bene. Quindi diciamo che siamo molto felici, ma non tanto per noi come della pizzeria, ma per queste emozioni che stiamo vivendo grazie a Napoli. Sicuramente. Enrico, possiamo dire che tra qualche giorno, settimana, farai parte anche tu della famiglia di Radio Amore? Anche se non ho capito bene l'ultimo, perché c'è un po' di casino. Scusa, dicevo se possiamo dire che tra qualche settimana farai anche tu parte della famiglia, certo, di Radio Amore. Sì, insieme a voi inizieremo una rubrica settimanale che durerà per un bel po', e ci divertiremo e faremo, diciamo, divertire anche i radioascoltatori, magari per preparare le nostre ricette. Sicuramente. Enrico, io ti voglio salutare, ringraziare, non so se sei insieme ad altri amici, ma sicuramente, perché ho visto i video. Facciamo un bel grido di Forza Napoli, dai, prima di lasciarci. Forza Napoli sempre. Ciao, grazie. Chiudiamo il collegamento con Enrico Porzio della pizzeria Porzio qui a Soccavo. Insomma, è un maestro pizzaiolo, è uno che sta portando la pizza nel mondo. Insomma, l'altra settimana era in Polonia, adesso è a Madrid. Insomma, no, chi più ne ha più ne mette. Enrico Porzio lo vedo adesso in fotografia, insomma, oggi ha postato alcuni video, anche ieri, insomma, è lì da qualche giorno. Insomma, si sta divertendo e sta portando anche il nome di Napoli e di una nostra tradizione, quale la pizza, anche in Spagna. Insomma, la conoscono la pizza, però voglio dire, quella nostra è tutt'altra cosa. Claudio, stavi dicendo qualcosa? Io prima ti ho interrotto. Io mi illumino di immenso quando sento parlare della pizza, e in qualche modo di quella di Enrico, e insomma, la mia memoria, più che a Real Madrid Napoli per un attimo, è andata la sua Montanara, che è qualcosa di sublime e spettacolare.
se non l'avete ancora provata, mi interessa chi è all'ascolto, vi invito ad andare perché è indescrivibile, come un gol di Mertens al 90esimo al Bernabeu. È come una fin de Maradona e squaglio sangue in de vena. Certo, grande film tra l'altro, eh? Assolutamente sì. Senti, stavamo dicendo che il man of the match per te potrebbe essere Mertens. Sicuramente, ma perché ma innanzitutto Mertens ha tutto personalità, carattere, tecnica, velocità per mettere in difficoltà la squadra madrilena, e tra l'altro insomma è anche un calciatore che ha notevole non solo capacità tecniche, ma anche capacità di cambiare la partita sia a gara in corso che quando poi subentra dal primo minuto. È sicuramente l'elemento in qualche modo più idoneo per mettere in difficoltà il Real Madrid, però anche Insigne da questo punto di vista potrebbe essere determinante, partendo dall'esterno poi accentrandosi potrebbe dare un contributo prezioso. Anche Zirinski, per la verità, certo, oltre ad Amsic, sono tanti. Cioè, Amsic per un elemento, che io penso una riflessione vada fatta, perché questo è la possiamo, aspetta Claudio, aspetta, sì, fammi salutare e ringraziare un altro maestro del giornalismo napoletano che insomma ciao, anche lui premiato Amore Azzurro, Rino Cesarano. Ciao Rino, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ma ciao Rino, vi stavo parlando. Ah, dai, ti prego, dai. Abbiamo parlato prima con Mimmo Carratelli e adesso sì, parliamo con Rino Cesarano, che sono due maestri del giornalismo napoletano. È inutile che siamo a girarci intorno. Claudio, c'è Mimmo, stavi continuando il discorso e poi facciamo una domanda, dai. No, io più che altro la faccio a Rino la domanda a questo punto, perché siccome Amsic, che saluto innanzitutto, Amsic è in qualche modo, ha fatto in quest'anno mostrando una continuità non solo disarmante, ma anche una personalità e un carisma sconosciuto nei suoi primi anni e negli ultimi anni, ma più che altro nei primi anni napoletani. E questa è una partita dove, soprattutto a centrocampo, serve grande personalità, carisma, perché dall'altro lato c'è un certo Modric che non è l'ultimo arrivato. Potrebbe essere Amsic l'ombra del partito, Rino, come dicono quelli bravi? E lo è, senza condizionale. E lo è perché, oltre a quello che tu hai detto, c'è bisogno anche di grande attenzione nella fase passiva, perché spesso Amsic smarrisce la posizione, non riesce tatticamente a tenere quella zona di campo e soprattutto a controllare il diretto avversario quando viene avanti. Quindi c'è bisogno di una grandissima partita di Amsic. Se Amsic entra subito in gioco con la classe, con la anche con l'intelligenza che lui possiede, tecnica, credo che si possa vedere una partita veramente interessante, altrimenti il Napoli rischia di andare in grande sofferenza, perché da quel lato lì, ma anche dall'altro lato, io direi, con diciamo con la catena composta da Marcelo e dove va anche Cristiano Ronaldo, credo che il Napoli debba giocare molto corto e soprattutto la linea mediana deve stare molto attenta. Senti Rino, torniamo un attimo indietro nel tempo, torniamo a una serata di 30 anni fa, si perse a Madrid una partita strana, giocata a porte chiuse, il Napoli perse 2-0, ritorno al San Paolo, circa 90.000 spettatori, non c'entrava nemmeno uno spillo allo stadio San Paolo, sì. Il Napoli cercò di ribaltare e non ci riuscì, ma fu una serata spettacolare. Che cosa ricordi di quella serata? Sì, intanto devo dire che lì a Madrid io ho rischiato il linciaggio. Sì, sì, l'ho letto, sì, me l'hai detto, l'hai letto su Facebook. L'unica volta che non ce l'ho fatta più e insomma sono andato un po' fuori le righe, perché quei pochi ospiti che credo fossero dirigenti del Real Madrid insultarono per tutta la partita Maradona dagli spalti e anche il Napoli con veramente con brutte espressioni. Nel secondo tempo non ce la feci più, mi alzai e disse: ma avete rotto le scatole, adesso basta, pensate ai fatti vostri, per non dire un'altra parola, dissi pensate alle vostre corna, cuernas, sì, non sì, so se sì, si dice così in spagnolo, ma nemmeno io. E poi i colleghi napoletani poi mi fecero sedere, dice, stai calmo, stai tranquillo, lì ho rischiato molto e fu una partita anomala, decisamente diversa da questa per tantissime ragioni,
sia tecniche ma anche ambientali, perché come sapete si gioca a porte chiuse, dove il campo doveva essere squalificato per gli incidenti col Bayern Monaco, fu solamente concesso le porte chiuse, e durante la partita arrivava la radiocronaca a tutto volume, perché fuori allo stadio c'erano le macchine con gli altoparlanti, quindi si sentiva uno... C'era un clima ideale, cioè si sentiva un tifo pur non essendoci spettatori sugli spalti, e fu veramente una partita difficile, però dal punto di vista tecnico questa è completamente diversa, oltre al pubblico che c'è, e che pubblico, perché ci stanno circa 10.000 napoletani, io sto vedendo le immagini, stanno entrando con grande disciplina, hanno cominciato ad aprire i cancelli, e c'è poca polizia, non ce n'è tantissima, questo è un grandissimo segnale di civiltà e anche di compostezza del pubblico che sta accompagnando, credo, la crescita di questa squadra. Certo. Ho visto anche i giocatori del Napoli dall'albergo, alcuni hanno le facce veramente tese, in particolare Sarri sente molto sta partita, e si vede proprio, cioè, l'ho visto tesissimo, ho visto teso anche Mertens, molto teso, lo stesso Hamsik, cioè, sono molto concentrati su questa partita, mi auguro che non si rifletta poi sul rendimento, questo, l'eccessiva tensione, l'eccessiva preoccupazione. E detto questo, quella partita lì c'era solo Maradona e poi un insieme di buoni giocatori. Tra l'altro mancava anche di Francini e Careca, quella formazione, erano infortunati. E nonostante questo, pur schierando agli esterni, Bianchi fece giocare due esterni, diciamo, d'attacco, Romano e Sola, che in pratica erano due centrocampisti, e quindi cercò di creare un imbuto in mezzo al campo. Riuscì in parte, perché loro passarono in vantaggio sul rigore, il fallo di Renica, e però Maradona non giocò una grande partita, perché venne marcata uomo a tutto campo da centro, e non giocò una grande partita, e Giordano fallì l'1-1 a porta vuota, uscì male Buio, e il portiere Buio, e poi nel secondo tempo Renica colpì una traversa di testa. Quindi voglio dire, uscì in maniera dignitosa, ma questo Napoli, il Napoli di stasera, ha una cifra tecnica complessiva superiore a quel Napoli lì. D'accordo. E soprattutto ha un gioco di squadra, di collettivo, più armonioso, più tecnico e direi anche più sfrontato. Quel Napoli lì marcava uomo, badava solamente a non subire, mentre questo Napoli qui osa, gioca, prova a giocare e quindi mette in difficoltà qualsiasi avversario nel caso dovesse lasciare degli spazi invitanti. Claudio, una domanda per Rino. Sì, chiaramente Rino, hanno fatto molto discutere ieri le parole, parlando con dei tifosi in volo, del presidente De Laurentiis. Ora, al di là delle considerazioni anche legittime sulla eventuale capienza di nuovo impianto sportivo, De Laurentiis non è uno che parla mai a caso, ma uno che analizza sempre prima di proferire parola, anche se spesso è abbastanza impulsivo. Il calcio va in quella direzione indicata da De Laurentiis, però l'impressione è che lui voglia in qualche modo dare una dimensione elitaria al suo Napoli in uno sport come il calcio, che per natura è popolare. E questa è un po' un'impressione sbagliata, secondo te? Il presidente, se parlasse di meno, bella questa. Delle volte non bisogna seguirla alla lettera, perché poi scantona, sbarella, va a ruota libera, soprattutto quando non c'è l'ufficialità. Ma oggi un personaggio pubblico non può parlare neanche in casa, perché ci sono i telefonini, ci sono dappertutto. Quindi no, io quello mi ha sorpreso anche l'euforia del presidente in queste ore, perché pure lui evidentemente è rimasto galvanizzato da questo momento storico, che è arrivato presto, in appena 10 anni di vita di questa nuova gestione. Quindi anche lui si è lasciato un po' prendere la mano con delle dichiarazioni, però il presidente deve fare il presidente, cioè non può neanche, diciamo, parlare di Ibrahimovic a poche ore da questo match, perché poi distrae, alimenta poi delle discussioni. Ma io vorrei tornare nella partita in sé.
io stasera, oltre alla prestazione di Hamsik, mi aspetto anche una prova di personalità, perché stasera c'è bisogno di personalità. Il Napoli non ne ha tanta, però potrebbero tirarla fuori al cospetto di un avversario così importante e in un teatro così prestigioso come il Bernabeu. E alludo a Zielinski, perché credo che giochi lui, e anche lo stesso Diawara, e potrebbe essere la consacrazione di questi giocatori giovani di fronte a un avversario che noi parliamo, però ha una valenza tecnica il Real Madrid nei singoli che fa veramente impressione, cioè sono dei giocatori dei singoli che da soli potrebbero risolvere la partita. Il Napoli deve stare attento soprattutto negli ultimi minuti, minuti finali. Loro vanno veramente all'arrembaggio, fanno venire avanti anche i due centrali spesso, quindi voglio dire, veramente il Napoli deve giocare molto corto, c'è bisogno di mutuo soccorso di tutti, perché se concedono l'uno contro uno, veramente rischia di farsi del male il Napoli stasera. Io sono sicuro di no, perché a Lisbona contro il Benfica, e il Benfica pure aveva una storia, un blasone, il Napoli aveva bisogno di fare risultato, di vincere, e lì si impose con buona personalità, con una certa sfrontatezza, ma anche con grande razionalità, perché stasera c'è bisogno anche di avere testa, oltre alle gambe e al cuore. Senti Rino, chi può essere secondo te the man of the match nel Napoli? Chi può essere colui? Io spero vivamente che possa essere l'Insigne, ti sono sincero, perché sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, l'unico italiano della squadra, napoletano. Mi auguro Insigne, però potrebbe esserlo anche Mertens, considerato lo schieramento, perché Real Madrid lascia molto giocare, e quindi se il Napoli riuscisse ad attuare i cambi di campo improvviso e anche quelle rimesse improvvise di Reina, no? Sì, con quei piccoletti, certo, lì davanti che sfuggono, sono delle anguille tutte e due, sia Insigne che Mertens, può veramente fare la partita. Io spero Insigne possa sia l'opportunità negli ultimi metri di sfoderare quei suoi tiri a giro, l'intesa con Mertens, quelle aperture di Zielinski improvvise sugli attaccanti, credo che possa risultare Insigne. Già il fatto che noi adesso parliamo e discutiamo di una partita che potrebbe essere anche, diciamo, non così ostica nei confronti del Napoli, e vuol dire che la squadra è cresciuta tanto, vuol dire che c'è grande autostima. Il fatto che 10.000 tifosi vanno lì con una buona, con ottimismo, con fiducia, vuol dire che c'è stata una crescita importante. E quindi io insisto, non è la tesi di laurea la partita di stasera. La partita di stasera è un esame fondamentale, un esame importante, ma non è, diciamo, la consacrazione definitiva. Questa è una squadra che sta crescendo, che è cresciuta tanto, ma deve ancora crescere. E allora c'è la formazione ufficiale del Real Madrid, sì, e invece di Isco gioca James. E allora Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos e Casemiro, James Rodriguez, Benzema e Ronaldo, insomma, quindi Isco resta fuori, e non c'è ancora invece quella del Napoli. Chi gioca al posto di Isco? James Rodriguez. Vai Claudio. No, che poi anche un giocatore tra quelli del reparto offensivo più in odore di partenza per il futuro. È una mossa che un po' mi ha sorpreso. In generale, però, io a Rino volevo chiedere questo, perché la sconfitta del Barça, in particolar modo di Luis Enrique, che ha perso anche le staffe nel post partita contro Emery, è un po' al di là, al netto dei valori in campo, perché il Paris Saint Germain è certamente una squadra abbastanza importante, chiaramente per gli investimenti fatti, però è anche un po' una rivincita di un allenatore che ha una leggera gavetta in più rispetto a Luis Enrique, che è un po' come Zidane, cioè un grande giocatore che poi è stato ribaltato su una panchina importante. L'impressione è che negli ultimi anni ci sia una leggera inversione di tendenza in tal senso, cioè che gli allenatori che hanno fatto una lunga gavetta, che in qualche modo prima venivano sottovalutati, ora hanno intrinsecamente una capacità di problem solving, che in qualche modo, pur non avendo maturato un'esperienza internazionale importante,
li porta comunque ad avere insomma una capacità di affrontare problemi di natura diversa anche in un match importante, pur non avendoli mai vissuti, però sono in qualche modo più pronti al cambiamento. Può essere questo un ulteriore segno importante in considerazione del match di stasera, e anche riagganciandomi alle considerazioni della tua tattica che tu 30 anni fa facevi, no? Parlando di bianchi. Sì, sì, ma guarda, in tutti i campi della vita la fame, l'umiltà e soprattutto la formazione di squadre, di gruppi, no? di spogliatoi, l'armonia all'interno degli spogliatoi conta tantissimo, contano tanto anche i momenti in cui tu affronti la partita. Il Paris Saint Germain ci è arrivato caricato a mille, con un collettivo straordinario, ma anche con dei singoli che, attenzione, sono superiori a quelli del Napoli. Paris Saint Germain ha dei giocatori importanti, perché io sento da stamattina paragonare il Napoli può fare come il Paris Saint Germain, ma il Paris Saint Germain ha dei giocatori formidabili rispetto a quelli del Napoli. Sì, è possibile. Emery è un allenatore che piaceva tanto a De Laurentiis, però anche Sarri sta dimostrando di essere all'altezza del compito, sia nella gestione dello spogliatore ma anche nello studio delle partite stesse, e quindi è possibile, sì, è possibile. Ma il Barcellona, ho l'impressione che sia arrivato troppo sazio in questo periodo, come se non fosse entrato in sintonia con l'allenatore, e quindi quando poi c'è bisogno di voltare totalmente pagina, poi quando arrivi a quel punto lì puoi avere pure Messi, però voglio dire, certo, se non c'è Bene, allora Rino, io ti ringrazio di essere stato con noi, chiudiamo il collegamento perché ci avviciniamo alla partita. Grazie di essere stato con noi, a Rino Cesarano. Ciao. Bene. Intanto c'è la formazione ufficiale del Napoli, eh? Sì, allora leggila tu, dai. Nessuna sorpresa, Reina tra i pali, Zai a destra, Albiol, Koulibaly al centro, Goulam a sinistra, Zielinski, Diawara e Amsic in mediana, davanti come previsto Kayon, Mertens e Insigne. Il Napoli se la va a giocare a viso aperto, allora bene così, sì. Mi fa piacere perché avesse cambiato il centrocampo avrebbe dato secondo me un messaggio diverso alla squadra. Ecco, in questo modo i calciatori stanno capiscono che l'allenatore vuole che si vada a giocare alla pari, almeno viso a viso, viso aperto contro questi calciatori. Claudio, qualche velocissima cosa se hai da dire, perché stiamo cercando di collegarci ancora una volta per l'ultima volta con Madrid, dai. Ma la scelta di Sarri di puntare su Diawara in mezzo al campo con Zielinski, che poi tra l'altro era ampiamente prevedibile, è la scelta giusta, perché ti consente innanzitutto di non rinunciare al dinamismo e alla tecnica di Zielinski, avendo però una maggiore copertura con Diawara. Non è detto, perché contrariamente a quanto è avvenuto all'inizio della stagione, che Sarri abbia sempre fatto il gioco delle coppie, perché in alcune occasioni ultimamente ha anche fatto giocare ad esempio Zielinski e Jorginho. Chiaramente la partita come quella di stasera non richiedeva, non poteva insomma optare per questa scelta, perché avrebbe avuto un centrocampo troppo leggero. Mi sembra che sia la scelta giusta, anche perché Diawara, pur essendo molto giovane, ha dimostrato in tante occasioni di avere grande personalità, e quindi auguriamoci che anche stasera al Bernabeu possa fare altrettanto. Del resto poi, magari dopo penso lo ascolteremo, quello che ha detto ieri Sarri in conferenza stampa, le ha spesso battuto sul tema del non avere paura di giocare a viso aperto, con faccia tosta, di affrontare il club madrileno, proprio perché è conscio del fatto che, avendo una squadra molto giovane, il pericolo maggiore è proprio di quello di entrare in campo timorosi e contratti contro un club che è già uno strappatore tecnico evidente e manifesto, e quindi dare anche questo vantaggio dal punto di vista psicologico potrebbe risultare letale. Speriamo che chiaramente così non sia, e che le parole di Sarri e l'incoraggiamento, mi auguro, anche di Maradona possa fare la differenza. E allora, prima di salutarti, dimmi. No, non mi aspettavo francamente questa scelta davanti James Rodriguez, per la verità, perché pensavo che Zidane puntasse su Vázquez, per la verità, che sta facendo anche abbastanza bene in questa fase della stagione, ma evidentemente Zidane avrà fatto determinate considerazioni. Speriamo che si sia sbagliato. Probabilmente proprio perché James Rodriguez è un calciatore più offensivo, e forse vuole assolutamente, pretende insomma di voler
così provare a vincere la partita sicuramente dal primo momento. Senti, prima di lasciarci, io avevo così in essere un collegamento che non riusciamo a fare perché probabilmente è troppo il frastuono lì nello stadio. Dovevamo collegarci con Celeste Maione di Calcio Napoli 1926, che è lì al Santiago Bernabeu, ma non mi risponde. Quindi allora dico una cosa prima di andare in chiusura. Al termine della trasmissione, subito dopo le interviste e parte della conferenza stampa di Sarri, ci sarà un promo che abbiamo realizzato per mettervi su un tappeto e farvi cominciare ad assaporare il clima che ci sarà questa sera al Santiago Bernabeu. Dopo ci sarà la sigla della Champions, poi la sigla nostra, insomma avrete ancora da ascoltare qualche minuto. Claudio, un tuo pronostico secco e poi ci salutiamo. Ma io già l'ho fatto, per la verità, ma dico 1-2, penso che il Napoli possa farcela, nel senso che non mi sembra una squadra irresistibile questo Real Madrid, e credo che tutto sommato, agendo in contropiede in particolar modo, poi tra l'altro ieri Sarri ha anche detto tra le righe una cosa molto importante, dopo l'ascolteremo, cioè... qualcuno ha giustamente sottolineato, e l'osservazione è francamente molto pertinente, cioè di come il Napoli è una squadra che palleggi molto, mentre invece al Madrid serve una squadra che magari verticalizzi subito la manovra. Sarri però ha spiegato che il Napoli sì, ama palleggiare, ma non quando la palla viene recuperata immediatamente, che in quel caso il Napoli verticalizza subito la manovra. Serve velocità e agilità, soprattutto anche in mediana, con Zielinski e Hamsik, che devono essere molto bravi in caso di un recupero di palla in mezzo al campo, di lanciare subito gli attaccanti in profondità per pungere e castigare, speriamo, i Blancos in contropiede. E allora Claudio, ci vediamo e ne parleremo sicuramente ampiamente sabato mattina alle 11 insieme a te. Ti salutiamo e chiudiamo il collegamento. Forza con Claudio Zeri, sempre. E allora, come vi dicevo, abbiamo altre cose anche da dirvi prima di arrivare alla chiusura del nostro programma. Subito dopo la nostra sigla ci sarà un omaggio per il compleanno del nostro grande Totò, un'ora di sketch, poesie e canzoni scritte da lui e interpretate da altri grandi artisti. Quindi con questo non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi di essere stato con noi. Come ho detto poco fa con Claudio Zeri, l'appuntamento con Amore Azzurro è per sabato mattina alle ore 11. Oggi non mi resta altro che salutarvi in questo modo.